Buonasera a tutti, buonasera e bentornati. Siamo come sempre di venerdì, siamo come sempre alle 19:30, siamo come sempre con Sabrina e Elena, che oramai conosciamo da ormai diverse settimane, che ci salutano. Allora, intanto vado subito a vedere se va tutto ok. E come sempre vi saluto, ragazzi, bentornati dalla pausa pasquale. Bentornati e soprattutto vi ricordo che, come sempre, potete commentare e scrivere e fare domande all'ospite di stasera. Vi ricordo, come sempre, che dopo quest'oretta insieme abbiamo un'altra oretta insieme, o almeno per quanto mi riguarda, con il Salotto Letterario. E beh, iniziamo subito. Questa sera, abbiamo un nuovo ospite e passo subito la parola a Sabrina. Stasera l'ho azzeccata. Buonasera a tutti, buonasera Elena, buonasera Yuri, buonasera professor Andrea Tarantino. Il nostro ormai uso rito del venerdì è di cominciare con una frase a effetto, grata alle capre poetiche. E questo venerdì la frase me la prendo io. Vide uno stormo di anatre selvatiche stagliarsi contro il cielo sopra l'acqua. Poi sfocarsi e poi stagliarsi di nuovo e capì che nessuno era mai solo sul mare. Professor Tarantino, uomo di scienza e uomo di mare, brevemente, che cosa ne pensi? Ti sei mai sentito solo? Grazie e buonasera, buonasera a tutti. Questa domanda, Sabrina, per me apre un mondo, perché inizi parlando del mare, pertanto per me quando si parla del mare, per me mi crei subito uno shock cognitivo. Pertanto chi conosce veramente il mare, Sabrina, secondo me, non può mai soffrire la solitudine, perché ha conosciuto veramente l'altro se stesso attraverso questa costante e continua interazione con il mare. E io ho avuto la fortuna di conoscerlo da molto piccolo, da molto piccolo. Pertanto questa continua e costante relazione con il mare mi ha dato la possibilità di conoscere l'altro me stesso, pertanto non ho mai sofferto la solitudine. Benissimo, e su queste parole direi di mandare la nostra sigla. Eccoci tornati e intanto ne approfitto per salutare tutti quelli che già ci hanno inviato la buonasera. Buonasera a tutti ragazzi, vi ricordo come sempre che potete fare le vostre domande e porre le vostre questioni al professore stasera che è con noi. E parliamo di educazione ed esperienza stasera, vero se non sbaglio? Ebbene, adesso passo voce nuovamente a Sabrina, vedo che si è già smutata Mi e che stasera gli tocca riprendo la sopportarmi. parola. Mi riprendo la parola e dopo aver fatto intervenire in medias res il professor Tarantino, passo a presentarvelo in maniera che possiate avere contezza delle sue moltissime doti. Il professor Andrea Tarantino, pedagogista attivo nel campo della ricerca educativa, è professore associato di didattica e pedagogia speciale presso l'Università Unipegaso, fertilissimo ricercatore presso diversi atenei italiani e laureato con laude in scienze dell'educazione presso
presso l'Università degli Studi di Lecce, dottore di ricerca in pedagogia dello sviluppo presso l'Università del Salento, ha approfondito i temi dell'apprendimento esperienziale e dell'outdoor training, tuttora fra i nuclei caldi della sua vivace attività di ricerca. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia nel settore della didattica, della pedagogia speciale e della ricerca educativa. Partecipe delle attività formative in campo educativo, tiene i corsi di specializzazione rivolti a docenti per le attività di sostegno presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. È autore in proprio e anche affiancato da nomi prestigiosissimi tra i pedagogisti italiani di pubblicazioni scientifiche e articoli di livello. Divide il suo tempo tra numerosi impegni di studio e di ricerca, tra la Campania, tra Roma, oggi ci parla da Roma, e il Salento più bello, dove sono le sue radici, dove sono i suoi affetti e dove è il polo propulsore delle sue attività di studio e di ricerca. Qui, su un'imbarcazione, su un gozzo cullato tra le onde, dalle onde cristalline intorno alla Torre dei Pali, insieme ad un'equipe psicopedagogica di docenti universitari provenienti dagli Atenei di tutta Italia, dà vita e invita pure chi voglia accostarsene ad una sperimentazione dall'impatto conoscitivo ed emotivo di grande livello, di cui ci parlerà probabilmente nel corso di questo nostro tempo insieme. A voi il professor Tarantino, che però aspetta un attimo, perché prima di lasciargli la parola dobbiamo affidargli, dobbiamo porgergli l'interrogativo, il quesito che lo scorso venerdì, il 22 marzo, il professore che lo ha preceduto, Dino Leoni, italianista che si occupa di insegnamento ai ragazzi della scuola superiore, aveva invitato a sciogliere, a rispondere nel merito. E cioè, esiste il manuale del bravo genitore? E se non esiste, perché nessuno ha pensato a scriverne uno? Ti lascio con questo popolo di roba la parola, professor Andrea Tarantino. Grazie Sabrina e grazie della presentazione puntuale, concisa ma esaustiva nello stesso tempo. Grazie, grazie veramente, siete troppo buoni con me Sabrina, grazie. E secondo me meno male che non è stato mai scritto un manuale per il genitore perfetto, per il genitore ideale, ma soprattutto chi è il genitore perfetto o chi è il genitore ideale? Oppure per quale figlio, per quale discente? Per l'idea che abbiamo del discente o per un soggetto reale? Poi diciamo che dei manuali sono stati scritti, troviamo diversi spunti in letteratura, dei suggerimenti per quelli che sono dei manuali, soprattutto alla genitorialità. Però a me viene un'altra domanda, no? Chi è il bravo genitore e chi è il figlio ideale? Allora, cioè, in educazione veramente si possono dare, come dire, delle indicazioni, si possono dare degli stimoli, dei punti di riferimento, però ecco, arrivare a pensare di poter scrivere un manuale che possa essere utile per tutti a prescindere, questo lo vedo veramente difficile e per fortuna, perché ecco, come dire, avere l'idea della persona e non la persona reale ci diventa un po' veramente, veramente difficile. Allora, più che altro è un atteggiamento mentale di quello che si ha bisogno, più che di regole da seguire, cioè più che di istruzioni per l'uso,
a me piace dire, cioè adottare una sorta di testimonianza affinché l'altro possa vedere quello che effettivamente faccio e come lo faccio, anche perché se noi dovessimo avere delle istruzioni per l'uso, sicuramente quelle istruzioni le interpreteremmo in modo differente. Allora, ecco, partire un po' dalla storicità, dalla persona ideale, dalla persona, scusate, contestuale, dalla persona che abbiamo di fronte storicamente collocata, a mio parere diventa veramente una sfida e un punto di forza per chi si occupa di educazione e di pedagogia. Pertanto, ecco, i manuali ci sono, ma io, ecco, come dire, li lascio come spunti di riflessione. Invece poi partirei veramente dalla testimonianza attiva nel fare educazione. Grazie professor Tarantino, ciao a tutti. Come vedete mi sono spostata, è sparita anche, è sparita e riapparsa. Appaio e scompaio a tempo. Prima ero nel quadratino del professore, adesso mi sono spostata. Io e Yuri continuiamo a farci gli spettucci, gli scherzetti durante il corso di ogni puntata. Questo è il mio odierno. Gli faccio le apparizioni e poi le sparizioni. Gli agguati ti faccio, Yuri. Allora, professor Tarantino, entriamo nell'argomento un po' di questa puntata con una prima domanda semplicissima. Il titolo è Educazione e esperienza. Che cos'è l'esperienza? Perché è importante nell'educazione? Bella domanda, e veramente ci si potrebbe parlare per diverse ore. Cerco di essere veramente molto sintetico. Perché è importante? Perché l'esperienza innanzitutto ci dice chi siamo, no? Mentre per un bambino l'esperienza, questo ci ricordava Knowles, no? Mentre l'esperienza per un bambino è qualcosa che gli capita, per un adulto invece gli dice chi è, no? Allora dobbiamo innanzitutto, quando parliamo di educazione ed esperienza, fare una prima differenza di chi è il soggetto dell'educazione, perché un conto parlare dell'esperienza per un bambino, un conto è parlare per l'esperienza per un adulto, no? Ecco, allora quando parliamo di esperienza per un bambino, il bambino non ha ancora esperienza. Pertanto, in quanto adulti responsabili dell'educazione, dell'educazione del bambino, dobbiamo sapere che abbiamo la responsabilità della costruzione della sua esperienza. E noi recentemente, no, con l'avvento per esempio delle neuroscienze, sappiamo che mappe emotive e mappe cognitive le costruiamo all'interno dei primi 3 anni di vita. No, mappe emotive non sono altro che la modalità di come un bambino si approccia al sentire, e le mappe cognitive la modalità di come il bambino si approccia alle conoscenze, no? Allora, queste esperienze, cioè, noi le costruiamo entro i primi 3 anni di vita, cioè, e siamo noi adulti che attenzioniamo e che strutturiamo queste esperienze. Pertanto diventa importante per il bambino, perché noi contribuiamo a strutturare le sue esperienze. Per l'adulto invece non possiamo, cioè, pedagogicamente parlando, non possiamo partire dalle esperienze che ha già maturato per poter, come dire, parlare pedagogicamente dell'esperienza dell'adulto, no? Pertanto, ecco, a me piace spesso dire, no, che l'esperienza è la maestra più severa, perché prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione, no? Allora, mentre per un adulto, diciamo, l'esperienza determina chi è e noi non possiamo tenerne conto per lavorare didatticamente, per un bambino diventa importante perché noi pedagogicamente contribuiamo a strutturare la sua esperienza, pertanto influenzeremo il corso delle esperienze che farà. Pertanto, ecco, diciamo che diventa importante parlare di
di educazione ed esperienza, perché veramente è il punto di partenza dell'avvio di quello che sarà poi il nostro percorso didatticamente parlando, no? Perfetto, chiarissimo. E per le capre? No, scherzo, era una battuta. Non tanto per le capre, però quanto è stata importante nel tuo percorso, professore, l'esperienza? Allora, diciamo che un po' l'esperienza, partire dalla mia esperienza, per me è stato veramente, diciamo, il punto d'avvio di tutto il mio percorso, no? Perché in pratica con la mia esperienza, anche poi da studioso, parte appunto da quella che è stata un'esperienza maturata negli anni. Pertanto, diciamo che nella mia esperienza, cosa ho fatto? Ho adottato quasi un capovolgimento epistemologico, no? Cioè nel mio lavoro... Per le capre, epistemologico, per le capre? Sì, in pratica non è altro, cioè in pratica l'epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza certa, conoscenza scientifica, no? Cioè è di tutti i metodi che si adottano, che si utilizzano per raggiungere questa conoscenza. Cioè, a quale condizioni possiamo dire che una conoscenza è una conoscenza certa? Di solito noi partiamo dalla teoria per mettere in pratica, per mettere poi in un contesto pratico, in pratica, quello che abbiamo studiato, no? Noi tutti, guardiamo per esempio l'apprendimento formale, tutti noi andiamo a scuola, per poi mettere in un secondo momento, per cui ci sono due tempi, no, nell'apprendimento formale, un tempo per studiare e un tempo per mettere in pratica quello che si è studiato. Ok? In pratica, nei miei lavori di ricerca, che cosa ho fatto? Ho invertito l'ordine di questi elementi. In pratica, sono partito dall'esperienza che avevo maturato nel vivere il mare così da vicino, per informare la pratica e ritornare sull'esperienza con i contributi che venivano dalla riflessione fatti sulla conoscenza. E mi spiego ancora meglio, appunto, visto che stiamo parlando alle capre, no? Dovevo fare un dottorato di ricerca. Fare un dottorato di ricerca, quale doveva essere il tema, quale poteva essere il tema, visto che il mio percorso di studio è stato alquanto particolare. Cioè, in estrema sintesi, io ho iniziato a mettere i primi occhi su un libro all'età di 23 anni. A 23 anni facevo felicemente il pescatore e avevo la mia terza media. Però nel frattempo avevo fatto esperienza del mare. Avevo maturato così tante competenze, diciamo, non cognitive, ma esperienze pratiche, esperienze trasversali, esperienze meta competenze. Pertanto, tutto ciò che non è chiuso soltanto in una dimensione cognitiva, ma trasversalmente taglia diversi contesti, no? Senza girarvi intorno, avevo il problema di quale poteva essere le tematiche da affrontare nella mia tesi di dottorato. Allora, in un momento riflessivo, aiutato anche dal gruppo di amici, sono arrivato alla consapevolezza di portare al sistema quella che erano le esperienze che avevo maturato fino a quel momento. Allora ho incominciato ad indagare quelle che erano le competenze di un pescatore. Ecco l'esperienza che ho. Mi sono detto, ma cosa ci può dare? Quali sono quelle competenze che un pescatore ha, ma che non sa di avere? Ecco, partire con la dimensione di analisi e di studio. Allora, è possibile utilizzare queste competenze che un pescatore non sa di avere per metterle a frutto, metterle a sistema e creare un setting di apprendimento dove formare
altre persone, mettono a disposizione di altre persone, ecco che sono partiti tutti i miei studi sull'apprendimento esperienziale. Quali sono le teorie che potevano giustificare questa, no? Cioè questa trasformazione dal passare dalla pratica alla teoria? Allora, ecco che parto dall'esperienza per andare a cercare tutte quelle teorie che potevano giustificare la mia esperienza che avevo maturato fino a quel momento. Ecco perché capovolgimento. Cioè parto dall'esperienza per informare la teoria e non metto la teoria a fondamento del mio percorso di studi. Scusate se mi sono dilungato nella risposta. Spero di essere... Romanzo, un po' una favola, noi raccontiamo la favola della capra, questa è una favola reale, questo è un Bildungsroman, un romanzo di formazione, insomma, la tua vita. Ma formazione c'entra a doppio giro, no? Formazione in ingresso, ti sei formato su questa esperienza da pescatore di mare e sei diventato pescatore di anime. Con ingenua hubris mi approprio dell'espressione evangelica nel tuo percorso di formatore e di formatore dei formatori. E a proposito di questo, la mia domanda prende spunto dalla puntata delle Idi di marzo, quella in cui il professor Nobili ci parlava della didattica del latino e tra il pubblico collega, il professor Daniele Ventre, osservava che all'origine dei problemi della scuola oggi è il fatto che si sia sovrapposto, che si sia identificato il formatore per eccellenza, che è il docente, con il facilitatore, con il ruolo del facilitatore, e in questa sovrapposizione si è in qualche modo assoggettato gli obiettivi dell'istruzione e della formazione a leggi di mercato non ben identificate. Che ci puoi dire di questo, se puoi dirci qualcosa? Guarda Sabrina, sì, cioè, avrei più di qualcosa da dire, in quanto cioè, bisogna partire dall'idea che noi abbiamo di formazione, no? Allora, di formazione, perché una cosa è istruire, altra cosa è educare, no? Una cosa è istruire, pertanto dare le istruzioni per l'uso di come fare, altra cosa e educare, cioè volgersi alla persona nella sua totalità, unicità e inscindibilità. Cioè, formare... Allora, secondo me, quello che io penso, dallo stimolo che tu mi dai, è che prima di formare o di dare delle istruzioni per l'uso, secondo me bisogna puntare a formare la persona. La persona nella sua totalità, prima di pensare a quelle che sono, diciamo, delle performance che ci chiede il mondo, no? il mondo esterno, ci chiede un mondo, diciamo, quasi come se la formazione la si potesse quantificare, no? Allora ci chiedono, ecco, che vengono chiesti al mondo della scuola, vengono chieste delle che la persona all'uscita da un percorso di studi sapesse fare particolari, potesse svolgere particolari funzioni, particolari compiti. Ma il compito dell'educazione non è quello di dare delle istruzioni per l'uso, ma è quello di formare la persona. E quando parliamo della persona, a noi interessa la persona sia quando dobbiamo dargli delle competenze per farlo entrare nel mondo del lavoro, ma anche quando questa lo perde il posto del lavoro e dobbiamo aiutarlo per inserirsi nel mondo del lavoro. Allora, facilitatore o educatore? Secondo me, cioè non è tanto una questione terminologica, ma è una questione di atteggiamento mentale che deve avere l'educatore. Allora, perché è ovvio che all'interno di una relazione asimmetrica, cioè io in quanto educatore, se ho in mente la persona e non parti della stessa,
È ovvio che a momenti sono facilitatore, a momenti sono un regista, a momenti sono un coach, a momenti sono un giudice, ma in funzione dell'obiettivo che è la persona. Però io lo vedo sempre più come un coach, come un allenatore e non come un giudice. Però serve anche questa funzione, appunto per avere l'obiettivo che la persona nella sua totalità. No, allora, indipendentemente... Ma professore, scusa, ti interrompo un attimo, però quando tu ci parli di coach o ci dici giudice, in realtà forse per un paradigma classico di un classicista ci manca la controparte classicisti di frontiera, ma credo che uno degli elementi più importanti nell'insegnamento fosse quello dell'auctoritas, no? Si parla delle auctoritates che vengono citate dagli autori classici, ma l'auctoritas è l'autorevolezza, quindi le fonti autorevoli e la personalità autorevole. Si mantiene l'autorevolezza di un docente se è facilitatore? Perché credo che questo sia un elemento forse che emergeva nel commento del professor Ventre. A mio parere decisamente sì, perché ecco, cioè, mantenere la simmetricità vuol dire appunto, ecco, mantenere l'autorevolezza, no? Mantenere l'autorevolezza sempre in una logica di, come dire, di intenzionalità pedagogica, perché come spiegavo anche oggi a lezione, no? Cioè, perché era nata questo fronte differente sulle posizioni, asimmetricità o non asimmetricità. Cioè questa autorevolezza anche delle fonti, a un certo punto io che sono anche il mediatore, sono anche il trainer, se non riesco ad essere un buon facilitatore e, diciamo, l'autorevolezza rimane autorevolezza in quanto tale, cioè a me serve ben poco. Allora, se l'autorevolezza è in funzione di un qualcos'altro che è appunto un formare la persona nella sua totalità, allora va bene, ok? Pertanto non perdere l'autorevolezza, ma non perdere neanche quella che a me piace chiamarla sintonizzazione sulle frequenze emotive dell'altro, no? Del discente in questo caso. Ok, allora mantenere l'autorevolezza, mantenere la propria posizione, ma essere anche dei ponti, degli agevolatori, dei, come dire, del agevolare questo transito a partire appunto dall'autorevolezza che va comunque sempre mantenuta, anzi è ribadita. Grazie, spero professore. Di essere stato chiarissimo, chiarissimo ed esaustivo, e ci hai ventilato l'equilibrio tra l'autorevolezza e facilitazione, no? La possibilità di essere ponte per i nostri studenti senza scivolare nella deprecabile banalizzazione, che è il termine verso il quale rovinosamente tendiamo invece. Adesso invece è il momento di rimettere le cose al loro posto. Leggerò il passo nella sua interezza della nostra parabasi, del nostro intermezzo scelto per te. Aspetta Sabrina, aspetta un attimo. Sabrina, aspetta un attimo. Ci sono delle curiosità, teniamo un po' la suspense, perché credo che dopo arriveremo in un momento all'apice della nostra densità emozionale, questa puntata con la parabasi nel posto giusto, però. E chiedo un attimo a Yuri se ci sono delle domande, qualche intervento nel frattempo, così aumentiamo un po' la suspense e noi... E lei è sparita, come sempre, sparisce e riappaio. Compaio e riappaio, ma intanto un attimo, questo lo faccio per far impazzire Yuri. Sì, perché dopo noi abbiamo anche un omaggio, come nelle puntate più speciali di questa nostra favola caprina, abbiamo l'omaggio
del video di quest'oggi con il pilo- del pilota pelato, con questa capra che ancora non è stata trovata, che forse, e poi ancora dovremmo svelare a un certo punto, prima della fine, dare qualche indizio in più su dove fosse finita la capra veneziana. Quindi una puntata molto densa, la, la parabasi ce la dobbiamo tenere cara. Allora, Yuri, ci sono Allora, domande? sì, abbiamo delle domande. Io non volevo disturbare perché vi vedevo così prese, così in forma e soprattutto con una connessione internet pessima, entrambe bravissime, cazziatone in diretta. E beh, no, comunque, a parte gli scherzi, abbiamo una domanda da IDG79 che ci dice: il mare è cambiato per lei da quando è diventato professore e lavora lontano dalle onde? Che bella domanda, che bella domanda. Cioè, che bella domanda. Il mare cambia per me ogni volta è differente. Cioè, è questo, ed è questo fascino che nasconde, che mi porta sempre puntualmente a ritornare. Non è mai lo stesso, lo attenziono sempre in modo differente, sempre in un modo nuovo, no? Però ecco, è questa costante riflessione che mi porta a guardare il medesimo mare dalla stessa finestra, sulla stessa barca e a vederlo sempre nuovo. Cioè, a vederlo sempre nuovo. Ed è questo fascino che è po' un fascino del mistero, che è po' un fascino dell'amore, no? Noi amiamo l'altra persona, ma l'amiamo perché ogni volta che la incontro è sempre diversa, è sempre nuova e custodisce questo mistero che mi attrae. Allora ecco, il mare no, cioè, cambia e nella dinamicità del suo cambiamento rimane sempre ciò che mi attrae a prescindere in modo incondizionato. E questo per me è diventata un po' anche una fortuna, no? Perché trovare un qualcosa che costantemente e tutti i giorni è sempre lo stesso nella sua mutevolezza e riesce ad emozionarti tutti i giorni, cioè veramente, ogni tanto, rispondere, cioè, ogni tanto lo dico anche alle persone care che vivono con me in quel profondo sud dove, dimenticato dal mondo, io ogni tanto il paradiso me lo immagino come quel posto dove vivo, dove c'è sempre quel mare che sempre non è mai identico a se stesso, anche se puntualmente, diciamo, no, non è diverso per occhi che non sono pronti a guardarlo. Spero di aver risposto in qualche modo. Abbiamo un'altra domanda che in realtà è più geografica e naturalistica, forse. Che le chiedono: professor Capitano Tarantino, chi salverà le secche di Ugento e l'intero ecosistema dei piedi di capra? I piedi di capra sono i funghi, se non sbaglio, no? No, i piedi di capra sono è un bivalvo. Ah, Voi ok. a Venezia. Io conoscevo il fungo, davvero, che non mi ricordo come si chiama il nome scientifico, che vengono chiamati appunto in parti, in regioni d'Italia, piedi di capra. Bene, vedi, hai scoperto una cosa nuova. In pratica i piedi di capra, che non sono altro nel Veneto e a Trieste chiamati mussoli, che il nome scientifico è Arca di Noè, perché assomigliano a proprio appunto il carapace assomiglia alla forma dell'Arca di Noè ed è un bivalvo che vive sulle secche di Ugento. Allora, vive sulle secche di Ugento. Dopo il lampredotto, adesso abbiamo il bivalvo. Queste cose si fanno sempre più complicate, queste puntate. Ed è le secche di Ugento, chi ha fatto la domanda sicuramente mi conosce e conosce anche il fatto che questa delle piedi di capra è una metafora esperienziale che noi utilizziamo durante le attività formative che andiamo a fare.
che poi magari ora magari andremo un attimino a sviscerare. Cioè questo piede di capra è un bivalvo che vive mimetizzandosi sul fondale marino, sul fondale che noi durante le attività esperienziali cosa facciamo? Facciamo immergere il gruppo in formazione ad una profondità di 1,5 metri, 2 metri, e che cosa devono fare? Devono riuscire ad identificare questo piede di capra che è ancorato sul fondale e trattenere il fiato e andare sotto e pescarlo con un coltello. Il punto qual è? Che questo piede di capra, al minimo movimento, al minimo movimento dato dalla persona che è su, si chiude e fa questo piccolo movimento, leggero. Allora, qual è la metafora che noi utilizziamo? Il fatto che per poterlo vedere, bisogna entrare in sintonia con l'ecosistema, con tutto il sistema, con noi che siamo immersi nell'acqua, per entrare in uno stato di rilassatezza per poterlo vedere. Allora, ecco, si entra in sintonia con il contesto più ampio, no? Allora, ecco, anche il piede di capra l'abbiamo fatto rientrare in un'attività esperienziale. Anche questo è frutto di quell'esperienza, come dicevamo, no? Come dicevamo in apertura del programma. Ecco, sono tutte metafore che rientrano nelle attività esperienziali. Chi lo salverà? Chi salverà quei fondali? Lo salveremo o potremmo salvarlo noi con un atteggiamento più rivolto a quell'ecosistema che, ahimè, stiamo sempre più trascurando. Però chiudo la parentesi perché sennò andiamo fuori appunto degli argomenti. Professore, le dico il nome, il nickname, magari lo riconosce. È Francesco Snorkeling, l'attività, appunto. Francesco comunque si chiama. E Francesco Bearzi è un carissimo amico con il quale riflettiamo spesso su quella che è un po' il mare letto a 360 gradi. Pertanto anche l'amico Francesco ha prodotto degli scritti sull'attività di snorkeling, appunto letto come una sorta di ecosistema al quale immergersi e con il quale possiamo fare esperienza di noi attraverso questa sintonizzazione con il contesto molto più ampio, appunto, che è quello del mare. Rabasi? Ah, Sabrina, si è distratta un secondo. Oggi no, secondo stavo pensando... No, questa non me la prendo. No, questa non me la prendo perché in realtà stavo pensando che mi porterò... No, dillo, però faccio notare solo una cosa, Sabrina, che ogni volta che la parabasi la devi fare tu, poi ti prendi un cazziatone da Yuri. Questo è il secondo, cioè la seconda volta il secondo cazziatone. La consolazione dell'usuale, no? Le cose quando si ripetono danno conforto. Bene. No, dicevo che invece mi riporterò a casa da questa puntata proprio l'atmosfera onirica della riscoperta delle cose che mi sono care. Io vengo dal mare, io mi sento a casa quando sono al mare, però riflettevo proprio sulla nuova scoperta degli ambienti, delle atmosfere, attraverso le parole innamorate del professore, grande conoscitore, grande autore di grandi riflessioni. Parabasi guardò la distesa del mare e capì che adesso era davvero solo, ma vedeva i prismi nella profonda acqua scura e la lenza tesa davanti a lui e la strana ondulazione della bonaccia. Ora le nuvole si stavano accumulando per l'Aliseo e lui guardò davanti a sé e vide uno stormo di anatre selvatiche stagliarsi contro il cielo sopra l'acqua, poi sfocarsi e poi stagliarsi di nuovo, e capì che nessuno era mai solo sul mare. È tratto da
Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, un passaggio che ha fatto la sua prima comparsa in una rivista Life il primo settembre del 1952 e che leggere oggi è come se fosse stato scritto ieri, perché riporta l'autenticità della natura e lo stupore dell'uomo innamorato che osserva l'elemento mare, che lo prende, che lo comprende. Parlaci del tuo mare, professore. Che cosa ti riporti a riva dal mare? Domande, come dire, molto, che spingono ad una dimensione riflessiva profonda, perché ahimè voi sapete, io vivo sul mare e la mia vetrata dà sul mare, pertanto quello che mi porto, cos'è Sabrina? Cioè il fatto che porto con me costantemente il mare, cioè non lo lascio mai lì. Quello che porto, lo porto sempre con me, anche quando non sono in quel profondo sud. Per cui quello che porto è appunto tutti quegli insegnamenti. Quando ero ancora giovane, avevo buttato giù uno scritto che non ho mai pubblicato, magari lo farò un giorno, dal titolo Le cose che mi ha insegnato il mare, no? Allora, le cose che mi ha insegnato il mare. Allora, io mi rendo conto che in ogni momento, in ogni posto, in ogni situazione, quando, sai, ti trovi in un momento, ecco, in un momento un po' così, torna il mare. Allora, torna il mare, e torna quasi come un maestro, no? Perché è presente, ma non è che è presente perché è presente con la parola, è presente perché ti abita ed è quasi, cioè, è quasi, come dire, è quasi un po' mistica la cosa, mi rendo conto, però cioè, io ho letto tutta la mia vita subspecie mare, pertanto ho quello che ho fatto a livello scientifico, ma anche ciò che ho fatto a livello imprenditoriale, ma anche gli hobby che pratico, li pratico sul mare, pertanto quello che, se tu mi chiedi che cosa mi porto, mi porto il mare, mi porto tutto, ma perché portando tutto porto me stesso. Mi porto me stesso. E quando io mi leggo e autorifletto, non riesco a farlo se non in termini salmastri. Ecco. Io intanto, scusate, interrompo, ho girato una domanda in chat che invito, se volete se volete rispondere potete rispondere. Vi ho chiesto che cosa è per voi, che cosa significa per voi il mare. Vediamo che cosa esce fuori. Yuri, però intanto dovresti dircelo anche tu. Che cos'è per te il mare? Perché noi qua siamo tutti quanti lagunar salmastri. Io veneziana, ma salentina per parte di mamma, quindi il mare, la laguna ce l'ho. Loro due hanno fatto outing prima di me, quindi il mare a parte della vita, per tu no, tu vinci. Io vivo in una regione che è conosciuta principalmente per la campagna, fondamentalmente la Toscana più o meno viene conosciuta principalmente per la bellezza delle proprie campagne, ma come sicuramente sanno tutti, c'è anche il mare da Viareggio, Forte dei Marmi in giù. Io preferisco le Repubbliche Marinare, sì, no, certo, Pisa, Livorno, no? Io sono nell'interno, sì, nella parte campagnola, però ecco, io ho dei bellissimi ricordi per il mare, per quanto io negli ultimi anni sia diventato più un adoratore di montagna, ma era praticamente meta delle mie vacanze. Io ho dei bellissimi ricordi che partono da quando a 6 mesi mi hanno portato per la prima volta sulle spiagge di San Vincenzo. Ora, per chi non sapesse dov'è San Vincenzo, è nella bassa Toscana, nella parte costiera ovviamente, perché c'è il mare, appunto, e io mi sono veramente tanto divertito in quegli anni, perché era l'evasione da una vita
un po' più complesse, ero sempre malaticcio d'inverno. Quindi d'estate mi portavano al mare come effetto curativo, perché tutti dicevano, no, giustamente, no, fa bene stare al mare, il sole, il salmastro, eccetera, eccetera. E io dai 6 mesi fino a 25 anni circa sono sempre andato nella solita spiaggia e al solito mare. Quindi io per un mese ogni anno, e per me è stato praticamente, ci ho lasciato il cuore. Ogni tanto ci ritorno, ritrovo un po' quelle zone, per me è ritornare all'infanzia. Quindi per me il mare è infanzia fondamentalmente, è divertimento e stare bene. Poi con il tempo queste visite a quei luoghi di ma marittimi sono diventate un po' più rari, però insomma, per me il mare è assolutamente infanzia, divertimento. E allora un altro mare è quello che ci propone nel suo meraviglioso cameo il pilota pelato. Yuri, dici qualcosa. Sì, allora il pilota pelato che come sempre ci manda i suoi video e adesso ve lo giriamo, questo video ve lo facciamo vedere. E beh, insomma, c'è una bella scenografia, diciamo, e si parla tanto di mare, secondo me. Mi sembra anche, lo vedrete, sarà abbastanza ovvio che si parla di mare. E come sempre il pilota pelato non si risparmia nelle sue belle scenografie con i suoi panorami. C'è un altro piccolo dettaglio, c'è un altro piccolo dettaglio. Aguzziamo tutti lo sguardo, cerchiamo di vedere se questa volta rintracciamo la nostra capretta. Siamo Sì, come sempre in cerca sempre, della nostra già capra, dal video prima era aguzziamo. fuggitiva, già dal video prima era fuggitiva e nessuno se ne è Ed è accorto, dice. rimasta così. Ma la capra o il piede di capra? Oh, la capra Attenzione, intera. la capra intera, penso. Intanto, prima di partire, vi dico soltanto che cosa ci hanno detto i nostri utenti. Maria ci dice: il mare per me è il rifugio dei pensieri. Grazia ci dice: il mare per me ricorda le ferie che passavo con i miei genitori tra Puglia e Sicilia. IDG79 ci dice: il mare è l'altallenare delle emozioni e dei pensieri, è culla di ricordi e fa stare bene. Vagabondo ci dice: il mare fa viaggiare i messaggi che gli affidiamo. E il pilota pelato ci dice che su questo video il ma e la capra, o penso il mare, si vede fin troppo bene. E allora andiamo a vedere il video. Scusate, torniamo un secondo in diretta. C'è stato un problema sul video e mi si sposta. Correggiamo subito e lo rivediamo da capo. Ok? Abbiate pazienza, è un problema tecnico, come sempre. C'è qualche problemino, ce l'abbiamo. Allora, correggiamo subito e ve lo rimando. Scusate. C'è tutto fuori.
Eccoci tornati, e stavolta l'abbiamo vista nella sua interezza, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Il pilota pelato oggi, Evviva! stasera mi verrà a cercare sicuramente, è autorizzato a cercarmi. Ma la capra, Yuri, l'hai vista? No, io non l'ho vista, ero concentrato, o meglio, se l'ho vista non ti dico dove l'ho vista. Dai, ma ormai è troppo tardi. Professor Trattino, tu l'hai vista? No, non l'ha vista. Sei mutato, sei mutato. Dicevo, non l'ho vista. Qualcuno Io sì, ci sono riuscita con agio questa volta. l'ha Tu, vista, mi hanno Sabrina? detto. No, io no. Io mi sono soffermata No. sull'atmosfera, a pelo d'acqua. Perché? Va bene, allora, vabbè, professore, oltre alla capra, dobbiamo ricordare che c'è la musica e la colonna sonora bellissima sempre del nostro Colonna, che è colonna portante di tutti noi caprette e caprini e anche persona Il tocco del maestro Colonna l'ho sentito musicale. da quella nota dissonante. Mi ho detto, perché diciamo, è tipico, no, di Danilo, cioè quella nota dissonante che ho sentito un po', che portava fuori da una melodia classica. Ha detto, ma qua ci deve essere il tocco di Danilo, in effetti. Sì, noi abbiamo la colonna sonora Sì. autorizzata e proprio originale, no? Non abbiamo copyright di nessun tipo. A proposito, vi dico anche che Francesco Snorkling ci dice che per lui il mare è ulteriorità, e mi sa che ha citato lei, professore, perché vedo fra le parentesi il suo nome. Intanto ci dicono che la capra, qualcuno l'ha vista. E il pilota pelato precisa che nessuna capra è stata maltrattata durante la realizzazione di questo video. Grazie. Grazie pilota pelato e grazie di nuovo al maestro Colonna per questo bellissimo contributo. Senti, professore, due parole su questo mare che non è il tuo, perché questo qua non è il mare della Puglia, è un mare più vicino alla mia laguna. Un pensiero su questo mare e soprattutto in relazione però al tuo progetto Sentirsi in Alto Mare, che io spero prima o poi possa diventare Sentirsi in Altro Mare anche, così sperimentiamo mari diversi. Ce ne parli un po' brevemente? Come no, con piacere e spero di avervi un giorno per fare questa esperienza e per prendere l'alto e l'altro mare insieme. Pertanto noi vi aspettiamo e siete benvenute, invitiamo anche Yuri in questa esperienza, che non è altro questo modello formativo che noi sperimentiamo appunto nel profondo sud, a Torre Pali, appunto vicino Santa Medeleuca, ed è un'attività esperienziale, un'attività di apprendimento formativa esperienziale in loco, pertanto in modalità totalmente immersiva, pertanto in pratica si vivono due, cioè il modello, diciamo, nella short form prevedono 3 giorni di attività totalmente immersive. Pertanto noi pensiamo a tutto quello che è l'attività e l'organizzazione. Pertanto pensiamo alla location, pensiamo alla progettazione, pensiamo al vitto, alloggio, a tutto ciò che serve per far vivere questa esperienza formativa utilizzando appunto anche metafore che utilizzano il mare per far vivere questi spiazzamenti cognitivi. Pertanto si utilizzano attività metaforiche esperienziali dal teatro alla cucina, alle attività di pesca, a tutto ciò, diciamo, che possa portare degli spiazzamenti cognitivi all'interno di questo macro contenitore, appunto, che è questo sentirsi in alto mare. Utilizziamo le attività anche di pesca, e pertanto insieme con dei pescatori professionisti prendiamo il largo e il gruppo in formazione si trova
a confrontarsi o a vivere il confrontarsi con una murena, a liberare una torpedine dalla rete, a misurarsi con il paguro Bernardo e a farlo in un'attività di gruppo. Pertanto diventa importante nella nostra attività anche l'altro nel fare questa esperienza. Tutti appunto in vista di questa, di questo, diciamo, di questa prendere questo largo, prendere questa, diciamo, il lasciare la costa insieme, e diciamo lo facciamo in un'attività veramente, veramente fortemente immersiva. Ci tengo a dire che il gruppo di esperti è un gruppo nonché di amici, l'associazione è appunto EFESP, Ecosistemi Formativi Esperienziali, e il gruppo è composto da, diciamo, docenti universitari con diverse sensibilità e diversi interessi scientifici. Pertanto è un gruppo interdisciplinare, poi dallo psicologo allo sociologo, al filosofo, all'animatore, ed è un'attività veramente che porta a vivere dimensioni prettamente spiazzanti. Ecco. Per se non sbaglio, professore, ne avete parlato o tu ne hai scritto in un testo Corpo e Metafore, in un testo, in uno studio che poi è entrato in una sillage di contributi, Corpo e Metafore per l'apprendimento esperienziale, giusto? Giustissimo, e in quell'occasione questo modello è stato anche premiato dall'Università di Macerata durante la 5ª edizione del premio Inclusione dalla SIPES, Società Italiana di Pedagogia Speciale, ed è stato premiato questo modello appunto per la sua forte inclusività, perché appunto abbiamo creato le condizioni per far vivere al futuro docente di un sostegno che cosa? La diversità che ci abita. Pertanto prima di farli lavorare con la diversità che sta fuori di noi, li mettiamo nella condizione, attraverso degli spiazzamenti cognitivi, a vivere la diversità che ci abitano, ma facendo esperienza di questo, perché di solito noi abbiamo sempre l'idea della formazione come di qualcosa che funziona, che succede qua, no? Nella testa, a livello cognitivo. Invece no, cioè dalla serie noi non possiamo insegnare a non soffrire il mal di mare teoricamente. Devo portarvi in barca, inevitabilmente. Soltanto così posso iniziare a farvi capire che cosa significa soffrire il mal di mare. Allora, ecco, bisogna fare esperienza. Questo modello, sentirsi in alto mare, per gli insegnanti di sostegno, ecco, è diventato un setting di apprendimento fortemente esperienziale, sì, ma fortemente inclusivo. Prof, grazie per averci portati con tanta leggerezza in alto mare, e grazie per averci fatto riportare da questo tuo parlare del mare questa ricca pesca di conoscenze, di spunti, di riflessione sull'educazione e sulla formazione. Ce ne torniamo a casa arricchite veramente, rinfrescate nello spirito. Adesso però ti dobbiamo chiedere gli ultimi due pegni della puntata. Il primo è di gettare lo sguardo oltre la telecamera e di incontrare la capra e di rivolgerle un pensiero, una parola. Noi siamo quelle che hanno fatto cantare l'inno alla capra, qualcuno le ha dedicato un apostrofe altisonante. Adesso a te la parola verso la capra, però prima ti dobbiamo anche chiedere di gettare un ponte virtuale, il ponte, quello che raggiunge l'attracco, all'ospite della prossima settimana, che è la professoressa Roberta Denaro, associata di lingua e letteratura araba presso l'Orientale di Napoli, e che ci farà un regalo, anche lei ci regalerà una silloge di favole per la capra. Quindi questa doppia missione, un messaggio alla capra e una alla nostra prossima ospite, la professoressa Denaro. Prego, prof. Ok, posso lanciare un messaggio non utilizzando delle mie parole? Assolutamente sì. Ok, vorrei utilizzare le parole di un poeta turco, Nazım Hikmet,
che scrive una poesia bellissima, secondo me, e cioè: il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto, i più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e quello che vorrei dirti di più bello, cara capretta, non te l'ho ancora detto. Pertanto lasciamo anche la capretta in questa aurea di mistero del ancora non detto, perché sono quelle le parole più belle, quelle, diciamo, che lasciano, aprono a quella ulteriorità che l'amico Francesco, alla quale l'amico Francesco alludeva. Per quanto riguarda invece il secondo mandato, cosa dire? Cioè, io rivolgerei quale potrebbe essere. Favole arabe, ecco cosa il testimone è un altro mare. No, sì, ma ecco, rivolgerei alla collega della prossima settimana, le chiederei: qual è la favola, secondo lei, la favola araba che racconterebbe alla capra per convincerla a lasciare la luna? Ecco, secondo lei esiste una favola araba? Per tirare giù capre dalla luna, non lo so. Bene, penso che siamo in chiusura. Non lo so, però se lo scopriremo. Grazie mille, quindi, grazie mille professore. Ragazzi, grazie, mi sovrammetto un secondo, scusatemi, per darvi ovviamente un saluto momentaneo. Fra poco c'è il salotto letterario. Abbiamo Paty the Mental Coach, nostro grande amico, anche lui ha fatto parte di The Digital Moon, ha fatto il suo format per un periodo, spero anche ritornerà, sentiremo dopo se ritornerà o meno, a darci le sue perle di mental coaching. E poi, quindi fra poco vi aspettiamo con il salotto letterario con Paty, quindi Pasquale dell'Amore. E vi ricordiamo che settimana prossima, di venerdì, sempre abbiamo ho parlato a una capra dalle 19.30 alle 20.30. A fine salotto letterario, come sempre, vi diamo tutti i social, anche quelli di Sabrina e di Elena. E beh, che dire, vi diamo appuntamento settimana prossima. Un'ultima cosa. Sì, un'ultima cosa, Yuri, mi infila gamba tesa un attimino. E per la capra veneziana, bisogna dirlo, chi corre a scuola non diventa una capra, chi resta fuori dalla scuola diventa una capretta o lo resta. Questo è l'ultimo indizio per trovare la nostra amica. Io vi saluto, grazie a tutti, grazie Yuri, grazie Serena, grazie professore. A tra poco, grazie, non mancate. Grazie a tutti e grazie, sigla. A